scoprire le curve di Einstein e Galileo ci fa conoscere Darwin. Che tipo di scienziato e che personaggio hai scoperto? Allora, in realtà Darwin viene citato perché è il, diciamo, un po' il simbolo dell'argomento trattato, perché l'argomento trattato è l'evoluzione dell'uomo, quindi chiaramente Darwin è colui che si è occupato per la prima volta di tutto ciò, e quindi per questo è tutta colpa di Darwin, così come un po' anche nelle altre serie. Lo scienziato che dà il nome alla serie è il simbolo dell'argomento trattato, quindi è Darwin in questo caso perché l'argomento è l'evoluzionismo e l'evoluzione umana di pari passo all'evoluzione tecnologica. Diciamo che il tema centrale è un po' questo, perché quando si parla di tecnologia noi giustamente pensiamo alla tecnologia in senso stretto, mentre in realtà anche lo strumento rudimentale scoperto dall'uomo, il fuoco per esempio, che ne so, scoperto dall'uomo preistorico, già quello era una tecnologia, e quindi l'evoluzione tecnologica ha sempre fatto fare all'uomo dei passi in avanti nell'evoluzione umana in generale. Un po' questo è il senso. Allora, raccontaci intanto un po' le cose principali di questa nuova stagione e i momenti più intensi che hai vissuto. Ma allora, ci sono stati vari incontri molto interessanti e significativi. Diciamo che tutto parte con questa chiacchiera con Roberto Vecchioni, ed è una chiacchiera proprio sul concetto di evoluzione in senso lato, dove lui veramente è stato fantastico e ha dato veramente prova di questa immensa cultura classica e filosofica, e davvero io sono rimasta a bocca aperta. Tra l'altro questa chiacchiera è avvenuta durante una partita bocce tra noi, e la mia prima partita bocce, se posso aggiungere, e mi sono anche divertita tantissimo, è stato molto bello. E un altro incontro molto significativo è stato quello con il cucciolo di robot, come appunto stavo raccontando anche durante il video produttivo, perché l'incontro con iCarly mi ha davvero emozionato, perché si parla appunto di un robottino bambino che devo dire ha uno sguardo che è riuscito da umano, uno sguardo che è riuscito a coinvolgermi molto, è stato veramente interessante. Tu ti definisci una nerd? Sì. Perché, cioè, cos'è che ti piace di quel mondo? Ma a me piace, mi piace la scienza, e al di là del fatto che comunque io ho studiato fisica, sono appassionata di scienza, non solo di fisica, ecco, e quindi in questo senso sono contenta di essere qua a raccontare in maniera divulgativa le cose che ho vissuto grazie a questa esperienza, perché è un'esperienza vera. Cioè, io prima di tutto sono una cantante, però il fatto che io sia appassionata di scienza è un dettaglio, quindi mi appassiona anche essere qui a raccontare. Ultima cosa per dire, un bilancio del tuo 2017 anche a livello musicale, perché adesso è uscito il tuo singolo, certo. Quindi credo che sia stato un anno molto intenso. 2017 è un anno importantissimo, è molto intenso e anche molto bello, devo dire, in cui ho lavorato tanto in studio, e finalmente appunto a ottobre è uscito il primo singolo, che anticipa una serie di cose nuove che stanno per accadere, che si chiama Direzione alla vita, mi ha già dato un sacco di gioie e spero di andare avanti così, di tenere botta e basta, non vedo l'ora. Chiedo solo un'ultima cosa, visto che comunque Darwin, quando si parla di Darwin si parla di evoluzionismo, sì. Tu personalmente una specie per un'evoluzione anche umana, come ti immagini tra un secolo, se sei umanità, come vorresti che fosse? Sul piano che qualche cosa che ti piacerebbe vedere migliorato o cambiato? Ma allora, quando appunto abbiamo fatto tutto il nostro viaggio per tutta colpa di Darwin, abbiamo parlato tantissimo appunto di intelligenze artificiali, e quindi
diciamo che ho capito che le intelligenze artificiali si muovono a una velocità veramente incredibile e vanno avanti, sono sempre più evolute veramente in una velocità incredibile. E quindi credo che, da quello che un po' mi hanno raccontato, che sicuramente tutto questo in qualche modo cambierà la nostra vita. Io spero in meglio, ovviamente io auspico in meglio e auspico che nel caso di una forte presenza, che ne so, di appunto robot, intelligenze artificiali, spero che siano il nostro sostegno, no? E quindi, ad esempio, una cosa che ho visto durante questo viaggio è stata una sorta di, si chiama body extender, ed è una sorta di mezzo robot che tu puoi indossare, no? Io, Annalisa, posso indossare il body extender e ho una serie di capacità in più che chiaramente adesso non avrei. Posso sollevare pesi che non solleverei mai, posso spingermi magari, che ne so, a fare in prestazioni fisiche, diciamo, più che altro eccezionali. E ad esempio, parlando con chi ha ideato questo tipo di tecnologie, si parlava del fatto che possono essere molto a sostegno di nel recupero di persone magari rimaste sotto le macerie in caso di terremoto, oppure comunque, capito, cose di questo tipo in cui la tecnologia è a sostegno e a amplificare le nostre potenzialità. Io questo l'ho visto mentre, insomma, ci stanno già lavorando, e spero che si vada un po' in questa direzione. Grazie. Grazie.